Via. Ok, questo è il corso di costruzioni idrauliche del 2019. Idrologia, bene, vabbè. È il corso di idrologia, non di costruzioni idrauliche. È scritto lì. Se non 2018 del 2019. Chi sono? Beh, chi è lui lo sapete già, lui è Michele Bottazzi, è l'esercitatore di questo corso, ma la sua qualifica è dottorando nel nostro corso di dottorato e si occupa di evapotraspirazione, quindi un tema tipicamente idrologico, e lavora con me su questo nell'ambito della ricerca. Con lui vi siete già parlati, quindi adesso lui lo possiamo anche licenziare. Però avrete molto a che fare con lui. Se volete sapere chi sono io, a questo link trovate il mio curriculum scientifico, e quindi se vi interessa sapere cosa faccio, io sono descritto lì. Invece, per quanto riguarda il corso, appunto questo è il syllabus del corso, vi spiego, cerco di spiegarvi un po' tutte le questioni. Il corso è strutturato per farvi imparare dei concetti che riguardano l'idrologia, e poi parliamo appunto di idrologia, ma anche per farvi lavorare attorno a questi concetti. Quindi la seconda parte del corso sarà, da Pasqua in poi, sarà prevalentemente di lavoro in laboratorio. Gli anni scorsi facevo in modo diverso, cioè facevo la parte teorica inframmezzata alla parte di laboratorio, ma l'esperimento forse non funzionava così bene, nel senso che le due cose richiedono un tipo di studio, un tipo di applicazione un po' diverso, e gli studenti mi sembrava che non fossero, o da una parte o dall'altra, non fossero in pari con quello che succedeva. Quindi il mio motto è questo: se voi fate le cose, poi alla fine capite quello che voglio comunicarvi. Questo corso è prevalentemente sui processi idrologici fondamentali, quindi cosa sono le precipitazioni a terra, non le precipitazioni in atmosfera. Chi di voi fa il corso di fisica dell'atmosfera? Qualcuno, ecco, no? Voi avete molte più nozioni ovviamente di quello che succede in atmosfera. A noi interessa cosa succedono alle precipitazioni quando queste arrivano sulla superficie, perché l'idrologia è lo studio del movimento dell'acqua sulle masse continentali, e diciamo il ciclo idrologico completo invece si ha, mettendo insieme meteorologia, idrologia e in un certo senso anche oceanografia. Evaporazione, quest'anno parleremo anche della neve, e quindi l'acqua che subisce anche delle transizioni di fase. È logico che in questo intermezzo ci siano quindi anche un po' di termodinamica, non tantissima, che spiega come avvengono queste cose. Relativamente ai corsi che ho fatto gli anni scorsi, non c'è un'analisi di quello che succede nel territorio. Questo perché alla fine l'analisi del territorio richiede la conoscenza di alcuni strumenti, in particolare di sistemi informativi territoriali. Chi di voi fa il corso di cartografia? Sì, lo so che avete già fatto, ecco. Sono quelle nozioni che in parte avete acquisito nel corso di cartografia, che però verrebbero sposate con la parte idrologica, ma io in questo corso mi concentrerò prevalentemente sull'idrologia in un punto, o al più in un versante, o meglio, quindi in una parte di versante, non esplicando tutto sul territorio, e quindi risparmiando in pratica, altrimenti non sarebbe possibile fare tutte le cose. E vi comunico anche degli strumenti con cui calcolare le cose, cioè nella prima parte del corso prevalentemente le lezioni saranno di tipo, vorrei dire, tradizionale. Dopo dovrete calcolare le cose che
di cui in qualche modo io vi ho comunicato la teoria. E per fare questo servono una serie di strumenti che metteremo in campo. Una parola che ho sottolineato lì è consapevolezza, nel senso che saper calcolare le cose significa anche porsi tutta una serie di micro problemi su come si calcolano effettivamente, su quali strumenti si devono usare per calcolare, su dettagli del calcolo che normalmente la parte teorica di suo non pone in evidenza, ma che sono essenziali per fare questa professione in modo serio. Che cosa serve l'ideologia? Beh, quando voi vedete che ci sono piene, frane o valanghe, per esempio, in giro per l'Italia, vedete poi che in TV viene intervistato un geologo. Non è il geologo che ha queste competenze. In parte ha una parte di queste competenze, ma un'altra parte invece è proprio l'ingegnere dell'ambiente e del territorio che ha le competenze giuste, e una parte di queste competenze è data dall'idrologia. Serve anche per regolare l'irrigazione, quindi uno dei grandi problemi nel prossimo 50 anni che avremo di fronte su scala globale sarà la scarsa disponibilità di acqua. Scarsa disponibilità di acqua ha a che fare con l'evaporazione dell'acqua dalle superfici, ovviamente con tutto il ciclo idrologico, e alcune di queste delle nozioni che avremo in questo corso serviranno a poter, per esempio, stabilire quando è necessario irrigare, dove, come e perché. La produzione di energia elettrica ha a che fare con questo. Un'altra applicazione, per esempio, potrebbe avere a che fare anche con il congelamento delle strade. Una cosa, in realtà, quella parte non la faremo in questo corso perché è un po' più complicata anche dal punto di vista termodinamico, ma fa parte dell'insieme di nozioni che si apprendono, che un buon idrologo ha. E poi, naturalmente, saper calcolare in qualche modo e prevedere qual è l'evoluzione della neve. Se proseguite con la magistrale qui, ci sono ben tre corsi che in qualche modo presumono che voi abbiate seguito un corso di idrologia, ed uno è il corso di acquedotti e fognature, l'altro è il corso di modelli idrologici, si chiama la magistrale, poi c'è un corso che in questo momento è il corso centrale della magistrale, che si chiama ingegneria fluviale, che ha una parte che presuppone le conoscenze idrologiche. Che cosa serve da un punto di vista degli strumenti vari che per affrontare l'idrologia? Servono un po' di strumenti statistici. Voi siete già la classe che ha fatto l'analisi 2 un po' di statistica o no? Beh, con vostro dispiacere io vi comunico che servono gli strumenti statistici, ma io non ve li introduco. Li useremo e cercherò di spiegarveli man mano, mentre facendo le cose. Già da oggi alcune cose le vedremo. Però questa conoscenza è necessaria, e comunque una qualche conoscenza di probabilità e statistica l'avete avuta anche nel corso di topografia, che non è sostanzialmente diversa da quella che avete avuto in quel corso. Quindi recuperate questi concetti e poi man mano, strada facendo, noi recupereremo gli altri che vi sono necessari. Se volessi ridurre al minimo le conoscenze che io vi comunico, che non sono naturalmente solo queste, abbiamo a che fare con alcune equazioni. L'equazione principale sono le equazioni di conservazione della massa, di conservazione dell'energia, e in qualche caso l'equazione di conservazione della quantità di moto. Equazioni fondamentali per ogni conoscenza di una scienza fisica. L'idrologia è una scienza fisica. Quindi io cercherò di comunicarvi, e voi dovete mettervi nell'ottica di imparare a leggere alcune equazioni in particolare, non geroglifici come vedete lì.
non c'è alla base della dinamica idrologica, ci sono equazioni differenziali e le derivate parziali, che forse non voi avete mai visto in qualche corso, equazioni differenziali e le derivate parziali, equazioni ordinarie e in qualche caso equazioni ordinarie. Noi vedremo alcune equazioni e le derivate parziali, imparerete anche ad usare gli strumenti che le integrano e imparerete a comprendere quali sono gli elementi che consentono una risoluzione non dal punto di vista numerico, ma quali sono gli elementi che consentono appunto la risoluzione di queste equazioni e le derivate parziali. E naturalmente vi sto dicendo queste cose perché queste poi sono anche le cose che chiedo all'esame. Oltre a capire e a leggere le equazioni, voi dovete capire anche come si fanno e come si leggono dei grafici. I grafici sono uno strumento importante di comunicazione di alcune informazioni idrologiche e quindi cercheremo di comunicarvi come si costruiscono questi grafici, come si fanno in una maniera decente, che cosa questi significano. Su tutti questi temi, naturalmente, io non presuppongo che voi sappiate tutte queste cose. Sono cose che si acquisiscono nel corso del tempo. Io su queste cose lavoro da 30 anni, 35 anni forse, e quindi pian piano le cose che so le ho accumulate, le ho riviste, Quindi io non pretenderò da voi che voi, così per scienza infusa o perché semplicemente io ve ne ho parlato una mezz'ora, sappiate destreggiarvi tra questi concetti in maniera professionale. Io solo ve li introduco, alcune parti le dovrete fare da soli, altre per altre parti io sono qua, vi chiedo un'interazione su questo, nel senso che io non potendo comunicarvi a lezione le parti poi anche di pratiche hanno proprio anche questa funzione, cioè che voi ci interroghiamo vicendevolmente su questi aspetti che non vi sono magari noti. Il programma di massima si trova qui in questo blog, che è quello che io uso durante il corso. Come dico spesso, qualcuno mi dice: ma perché non usi Moodle? Ho delle ragioni per non usare Moodle. Quindi il materiale è qui. Qui ci sono altre cose, in particolare c'è un po', però c'è, se scorrete, questo è il corso di costruzioni idrauliche e questa è la classe di idrologia. Qui trovate alcune indicazioni generali che sono parte della lezione di oggi, ma anche cosa faremo lezione per lezione, almeno fino a Pasqua. Non è detto che sia esattamente così, ci sono già le slide caricate. E solitamente qualcosa cambia prima della lezione, però l'interazione fra me e voi funziona bene se voi queste slide ve le caricate prima, oppure se avete un tablet ve le scaricate sul tablet, sono dei PDF, e prendete le annotazioni sulle slide. Non c'è verso che voi riusciate a starmi dietro a scrivere alcune equazioni quando queste appariranno, semplicemente scrivendole sul foglio. D'altra parte, così sono scritte, ci sono dei motivi per cui faccio queste cose, corrispondono ad una scelta ponderata, tra cui anche una certa allergia al gesso, non secondaria, e quindi richiede da parte vostra un adattamento, perché non siete forse abituati a questo modo. Comunque le lezioni le trovate qua. Dopodiché qua comparirà
scompariranno alcune cose. In realtà, per esempio qui, se voi vedete, questa è una lezione, trovate, se cliccate, questo sono sempre io, più giovane di un paio d'anni, e questa era la lezione di un paio di anni fa. Quindi ci sono gli YouTube degli anni scorsi, ci sarà anche il video di quest'anno che voi potete guardare, addirittura queste potete guardarvi anche prima di venire a lezione. Di per sé si potrebbero fare quello che si chiama flip classes, cioè io non faccio lezione, vi faccio guardare il video e poi il giorno discutiamo di quello che avete visto. Se proprio volessimo fare delle cose iperfuturistiche. Comunque il concetto era che il materiale lo trovate qui, poi io man mano lo aggiorno, faccio dei cambiamenti e così via. Prova in itinere, 17 del 4, 17 aprile, prima di Pasqua. Dopo vediamo che cosa mi chiedono le prove in itinere. Niente lezioni fra il 10 e il 12 aprile. C'è una conferenza a Vienna che si chiama European Geoscience General Assembly e lì siamo un po' tutti quelli che si occupano di queste discipline e quindi anch'io sarò lì e i miei allievi anche loro saranno lì, per cui quella settimana non ci sarà almeno lezione in senso tradizionale. Questo non significa che magari non possiamo organizzare qualcosa, vediamo se riesco ad organizzare magari dei seminari di altre persone che vengono a vedere, ma questo ve lo comunicherò a tempo debito. Le lezioni teoriche appunto sono per comunicarvi quegli elementi che vi ho già detto, come se, quali sono i concetti principali, quali sono le equazioni che regolano le cose che vi sto dicendo, come si rappresentano attraverso dei grafici, e poi magari spero di poter suscitare anche un po' la vostra inventiva attorno a questi temi e suscitare delle domande attorno a questi temi. Le lezioni di laboratorio le faremo dopo Pasqua. Non è esattamente vero, perché già venerdì noi ci troviamo in 1A. Allora una parte della lezione sarà una lezione frontale sui temi, diciamo, teorici o concettuali, però comincerò a introdurvi alcuni strumenti, almeno l'installazione di alcuni strumenti che poi useremo e che adesso vi vado ad illustrare. Comunque in generale le lezioni fatte in laboratorio servono per calcolare il flusso o i flussi o le grandezze di cui vi ho parlato nelle lezioni in teoria. Per poter fare questo devo mettermi in mano degli strumenti. Non voglio dire che gli strumenti siano più importanti dei concetti idrologici, ma gli strumenti hanno certamente una natura loro, sopravvivono anche all'idrologia, vi possono servire anche per molte altre cose. Anche per quegli strumenti non ho la pretesa di comunicarvi il loro uso in maniera completa, anche lì si tratterà di un'infarinatura. Quindi voi, cioè, so che questo può generare una forma di frustrazione, nel senso che alcuni strumenti non li dominerete bene. Se qualcuno tra di voi è un perfezionista, invece di dedicarci due o un'ora e mezza per ogni mia ora di lezione, ce ne deve dedicare 20 per impararli ad usare bene questi strumenti. Però sono strumenti che noi usiamo anche nella ricerca. Non ha senso che io vi comunichi o non vi comunichi addirittura delle cose che fanno parte della contemporaneità, altrimenti io, dal mio punto di vista, io vi starei ingannando. Se io vi raccontassi solo delle belle storie di Cappuccetto Rosso, magari corrette e così via, però non vi dessi queste, almeno l'idea che ci sono queste cose, non vi darei l'immagine giusta della disciplina che pratico. Esami di profitto, a parte la prova intermedia, ci sono al solito 5 appelli, uno a giugno, uno a luglio, uno a settembre e poi uno a gennaio e uno a febbraio. Testi di consultazione. Perché di consultazione? Non esistono dei veri e propri testi.
per le cose che vi andrò a dire, intanto perché io ve le insegno in modo differente da ogni altro. E se no non farei bene il mio mestiere. Altrimenti sarei un professore pur magari bravo, bravissimo di liceo. L'idrologia ha una fortuna o una sfortuna? È una scienza relativamente recente. E gli strumenti che noi usiamo si stanno consolidando ora. Non sono frutto come dire, di un secolo, come può essere la meccanica dei fluidi, di 2 secoli di stratificazione, come può essere la scienza delle costruzioni. La scienza delle costruzioni che viene comunicata a voi sono la meccanica dei fluidi che vi viene comunicata è una parte di scienza che è solidificata da quasi 100 anni. Così non è per l'idrologia. L'idrologia si è evoluta da varie direzioni. Se vogliamo, dal nostro punto di vista si è evoluta dalla parte di idraulica, di costruzioni idrauliche, ma gli strumenti che noi usiamo sono completamente nuovi. E questo ha cambiato anche i concetti e la possibilità delle cose che ci stanno dietro, per cui non esistono dei testi veramente adeguati. Uno di questi, comunque abbastanza buono, è Physical Hydrology di Dingman. Proprio un altro è che ha un'impostazione più, diciamo, da meccanico dei fluidi di Broussard, è questo. Sono testi sui quali trovate delle idee o dei concetti che sono corretti. Il problema è che gli strumenti di calcolo non sempre sono adeguati perché l'inerzia nel costruire le cose è molto grande. Gli strumenti di calcolo che anche questi libri vi presentano sono vecchi di 10-15 anni, non si usano più. E anche certe semplificazioni analitiche non sono più richieste dalla pratica moderna. Perché voi siete del 95? 6, 7? Troppo giovani. Voi siete del 97, no? Quindi siete nati, cioè, ma io qualche anno di più. Quando io ero al vostro posto, i computer personali facevano i primi vagiti, no? E questo fa sì che parte delle nostre discipline ingegneristiche, costruite prima, diciamo, degli anni 90, cercavano che cosa? Cercavano attraverso semplificazioni delle formule analitiche e delle equazioni comunque analitiche risolvibili che dessero un'indicazione di massima sui fenomeni che volevamo studiare, in particolare sui fenomeni idrologici. Allora, cioè, si parte dalle solite equazioni, si semplificano, si semplificano, si semplificano, si perde per strada magari la fisica. Si arriva ad una forma però risolvibile che qualche indicazione la dà, sempre analitica. Ora adesso invece abbiamo strumenti di calcolo che ci consentono di non fare quelle semplificazioni, di tenere dentro una parte di quella complessità e quindi alcune di quelle cose che compaiono in questi libri non sono più contemporanee, punto. Questo è forse il più contemporaneo di tutti i libri ed è forse l'unico che userò veramente in una parte del corso, almeno un capitolo di questo libro. Il volume è il capitolo 10 di questo libro qua. Quindi non esiste un testo e le ragioni ve le ho già spiegate. Le vecchie classi le potete trovare sempre sul blog, sono linkate del resto nella pagina principale. Questa è quella dello scorso anno, quella dell'anno prima e questa è quella degli anni prima ancora. Se voi scorrete il materiale vedrete che non tutto è cambiato nel corso degli anni, però certamente l'impostazione negli ultimi anni è cambiata molto. Negli anni scorsi ho fatto un sacco di errori, quindi ho imparato un sacco di cose. Adesso con voi spero di farne di meno. Anche perché gli studenti hanno sofferto a causa dei miei errori. In realtà il materiale
che è messo in ordine nel blog, ma si trova su questo sito che si chiama OSF, Open Science Framework, e dentro c'è tutto il materiale in realtà caricato lì. Se proprio ci sono i video, le lezioni e tutto quanto, quindi c'è. Abbiamo quindi su questo, su teoria più pratica, abbiamo detto molto. Nella prima parte però quest'anno vi faccio essenzialmente teoria. Chiacchiero. Però e la pratica invece che cosa richiede? Qualcuno di voi conosce Python? Sì. Quanti? Qualcuno. Quindi voi non siete ancora. Voi avete fatto C nella cosa? No. Ok. In realtà io non uso Python, il corso di Python, come dico, come ho già detto a molti, chi l'ha seguito, il corso di Python in realtà è un corso di programmazione fatto in Python, in cui il corso è insegnarvi come si fanno i cicli for, come, quali sono i flussi di lavoro all'interno di un programma e cose di questo tipo. Questo è un po', vorrei dire che è universale, è programmazione procedurale, si chiama. Voi scrivete delle procedure, dopo cambia il linguaggio, ma i concetti che stanno dietro sono sempre quelli. In realtà Python e altri linguaggi contemporanei, di nuovo, si potrebbero usare, si usano in modo un po' diverso. Quindi, ma io non vi insegnerò comunque a programmare in Python, come vi dirò poi. Usiamo Python per fare i conti, in particolare usiamo uno strumento che si chiamano Jupyter Notebook, e avete un esercizio per casa per venerdì, che è quello di provarvi ad installare con lo strumento che si chiama Anaconda il Jupyter Notebook. Se vi collegate al sito del, che vi ho indicato prima del corso, c'è anche un link che vi manda nelle pagine dove ci sono le istruzioni per l'installazione di questi strumenti. Poi venerdì, se non l'avete fatto, lo facciamo insieme, però se ci provate prima è meglio. Dedichiamo solo un'ora. Perché Python? Perché è un linguaggio relativamente moderno, ha un apprendimento veloce, perché ci siamo messi d'accordo con i colleghi che quanto più convergiamo tutti verso Python, quelli sia adesso il corso di informatica è fatto in Python, per esempio, ma anche altri colleghi in altri corsi, soprattutto della magistrale, usano Python o MATLAB in alcuni casi. Però abbiamo eliminato altri fonti di variabilità. Chi di voi conosce matematica? Ecco, i notebook di Jupyter sono molto simili a quelli di matematica, da cui hanno tratto chiaramente ispirazione. Sono un po' diversi, nella sostanza dei fogli, delle pagine in cui potete mescolare commenti e calcoli, poi ve ne faccio vedere uno. E alcune delle vostre esercitazioni dovrete presentarle nella forma di questi notebook fatti bene. La fortuna di Python è che si interfaccia bene a Fortran e a C, quindi in realtà quando voi eseguite delle librerie di Python, il cuore sotto dei calcoli è fatto in un altro linguaggio, in particolare in C, in C++ o Fortran. E altre motivazioni le potete vedere qua. Questa presentazione che io vi sto mostrando, d'altra parte, è già disponibile, la caricata su quelle pagine che vi ho mostrato. Quindi adesso noi facciamo un minuto di pausa e voi aprite il vostro cellulare, non mi dite che avete un Nokia di quelli vecchi, che non avete uno smartphone, che non ci credo. Se aprite il vostro smartphone e vi collegate, le cose le potete scaricare. Perché si chiama Python? Perché c'era un gruppo satirico inglese degli anni passati che si chiama Monty Python, e l'autore di questo linguaggio si è preso ispirazione da questi tipi. Questo è un notebook di Jupyter, e vedremo come usarli. Potete mescolare, vedete, dei grafici. Qui non ci sono formule, dei comandi comunque, e delle
degli elementi, quindi è uno strumento didatticamente molto, a mio parere, molto efficace. Questo non mi consente ovviamente di fare dei programmi complessi, ma difatti qui non faremo dei programmi complessi. Useremo Python per fare quello che si chiama scripting, cioè una sequenza di comandi per fare alcune operazioni, ma senza la pretesa che queste siano organizzate o ingegnerizzate come un software vero e proprio. Quello è un altro mestiere, non si fa con questi strumenti, cioè almeno io non lo faccio con questi strumenti. Useremo poi alcuni altri elementi, alcuni altri programmi che sono in questo Object Modeling System, e in particolare accederemo ad alcuni strumenti di calcolo che ha sviluppato il mio gruppo di ricerca per calcolare tutti gli elementi che andremo a calcolare, e che si chiama GeoFrame. Questo lo vedremo nella seconda parte del corso, però prevalentemente vi introdurremo man mano. L'uso di per sé di questi strumenti non è difficile. Certo, bisogna imparare un po' di cose, avere a che fare con l'installazione di programmi e così via. Il notebook di Python, andiamo verso un po', il notebook di Python li useremo in locale sui vostri computer. Tutti voi avete un computer, giusto? Chi non ce l'ha? Ok, tutti, non, cioè se qualcuno non ce l'avesse, una soluzione la troviamo. Comunque questo software gira su tutti i computer del dipartimento, e quindi da questo punto di vista non c'è problema. Certo, averlo in mano è meglio, perché potete provare. Queste cose richiedono di fare delle prove, di riprovare e cambiare, e smanettare, si dice di solito. È un po' questa. Però la presentazione finale, poi il notebook, vi verrà richiesto di caricarli usando il vostro Drive di Google, che le università vi mette a disposizione, su Collaboratory, che è un sito offerto da Google, in cui potete caricare i vostri notebook e potete anche eseguire in remoto i notebook, cioè sono visibili direttamente, vengono e possono essere eseguiti, non solo visualizzati i contenuti. Il lavoro finale, almeno per quelli più bravi di voi, quelli che riterrò che hanno fatto un lavoro così buono che vale la pena conservarlo, invece di lasciarlo andare nell'oblio, lo carichiamo poi su questa piattaforma che si chiama Zenodo, che dà un DOI e rimane lì per sempre. Però questo lo discuteremo a tempo debito. Tutto il software che usate, che usiamo, che uso, è open source. E questo è Richard Stallman, è quello che in qualche modo ha promosso l'idea. Open source significa che il codice sorgente di tutti i software che io uso sono disponibili, e voi in teoria li potreste anche modificare. Dopo, questi sono così complessi che nessuno lo fa, però a me fa star bene l'idea che posso farlo se ne ho voglia, perché in alcuni casi, soprattutto nel lavoro, un lavoro che richieda una procedura standard è un conto, ma il lavoro dell'ingegnere spesso ha a che fare sì con procedure in parte standardizzate, ma in parte anche nuove, quindi richiede di poter interagire con altri software magari più standard, ma cambiando le cose a seconda del tipo di progetto a cui voi partecipate. Allora, il software libero è libero, come è gratis, come una birra offerta da un amico o da un'amica, ma è anche libero nel senso che consente questo un'evoluzione del vostro lavoro costruito sulle spalle di altri che hanno già affrontato gli stessi problemi e sulle quali voi potete portare delle modifiche. Verifiche, la cosa che vi interessa di più, che interessa di più al giovane moderno che non ha questo amore per la scienza ma vuole finire questo corso, vuole liberarsi di me. Allora, una prova scritta fatta il 17 aprile. Ci sono 3 domande sulle parti teoriche, di cui si risponde in forma libera.
La lista delle domande ve la do prima, e ciascuno di voi, cioè ci sarà una cinquantina di domande alla fine, e tre di queste ve le beccate voi e dovete rispondere. Vedete, qui ho fotografato una risposta che l'anno scorso mi era sembrata ottimale su un tema in particolare, quello delle, si chiama delle curve di possibilità pugnoletiche. Come vedete, ci sono delle formule, ci sono dei disegni, ci sono dei commenti su quello che succede, ci sono tutti gli elementi che vi ho elencato. Questa è una risposta ottimale in cui ci sono tutti questi elementi. Se uno non, se vedo una risposta che dove non ci sono formule, non ci sono disegni, c'è solo un po' di parlato, sapete già che, lo sapete già da voi che quella risposta non va bene. C'è una parte di laboratorio. Vi chiederò di fare 4 gruppi di notebook, perché dopo, a seconda della lunghezza, potete, diciamo 4 notebook. Uno sulla pluviometria, cioè sull'analisi delle precipitazioni, un certo tipo di analisi delle precipitazioni a terra, che cominciamo, di cui comincio a parlare oggi nella seconda ora. Una di integrazione di una certa equazione che si chiama equazione di Richards in 1D, che è l'equazione che regola l'infiltrazione, e un'altra che invece usa un'equazione, sempre l'equazione di Richards, però in due dimensioni, cioè tagliando un transetto sulla, su un versante e andando a verificare tutta una serie di condizioni del moto dell'acqua. Questo moto dell'acqua in quel caso sarà accoppiato anche con il moto sulla superficie della, del, del versante, e quindi sarà una cosa, è una cosa estremamente complicata da un certo punto di vista. E voi dovrete fare alcune simulazioni mettendoci del vostro possibilmente, cioè cercando anche di fare delle simulazioni che abbiano un qualche, che, su, le quali dietro non siano semplicemente la riproduzione di quelle che vi faccio io a lezione, ma siano anche un tentativo di cercare di capire qualcosa. E poi un ultimo notebook sull'evapotraspirazione. Quando faremo questi, quando farete questi notebook, come, qual è la verifica su questi notebook? Beh, essenzialmente giù vedete che ci sono degli schermoni, che per il momento sono neri. Quello che vi chiederò, quando voi, il vostro gruppo, voi avrete finito di fare questa, una di queste quattro, ci mettiamo d'accordo in un'ora, al sabato mattina alle 8, domenica sera alle 10 di sera, vengo qua io con voi e con la cosa, andiamo su uno di quegli schermoni e voi mi presentate il vostro notebook e io vi do un voto. 4 notebook, un voto da 1 a 10. I notebook vanno a fare il 40% del vostro voto finale. In pratica 45% più 40% fa 85. Vi chiedete dove stare con 15. Ok, in pratica cosa dovete fare? Io a lezione vi faccio in laboratorio, noi facciamo una certo tipo di simulazioni standard, lanciamo alcune problematiche, voi di vostro dovete cercare di capire quale tipo di esplorazione con quel software potete fare, cambiando le cose che vedremo si chiamano parametri, e fare, una, fare un ragionamento e portarlo a termine. Questo vi chiedo. Lì ho messo caricare nel vostro spazio SF, questo non è corretto, le caricate invece, se usate il vostro disco Google Drive e li collegate a Colab. Che l'esame finale, che cosa consisterà qui? Se facciamo la prova intermedia, poi facciamo il, voi fate così, getting along with the course, cioè lungo il corso fate i vostri notebook, avete praticamente fatto tutto l'esame, manca una parte. All'esame finale, a cui comunque voi vi dovete presentare, vi do un esercizio di Python scripting che vale per il 10% del voto. E il 5% me lo tengo per me, per dare un giudizio complessivo, cioè sul se mi siete piaciuti di più o di meno, cioè per a seconda, insomma, anche dell'interazione che abbiamo avuto durante le cose.
Chi non ha fatto chi non fa la prova intermedia, tutte queste robe se le deve fare tutte in un colpo solo. Esattamente uguali, identiche. E quindi il voto finale è qui. 0,45 per il voto delle prove intermedie, 0,40 per la discussione degli esercizi, 0,1 per il Python scripting e poi un 5% per il giudizio complessivo. Che cosa mi aspetto da voi? Beh, mi aspetto senz'altro che vi ricordiate quello che vi ho detto, anche questo che vi ho detto in quest'ora di lezione. Ma se vi ricordate solo, il voto è più o meno 20. Ok? Se voi avete compreso, sapete sintetizzare bene, sapete esprimerlo in maniera corretta, 25, 26 magari, no? Sono sempre, qui sono stato più ristretto di quello che sono di solito. Se voi sapete applicare bene, ma io vi forzo anche all'applicazione, che è l'ultima parte del corso, in cui facciamo solo applicazione, diciamo si arriva a 27. Se poi voi invece sapete aggiungere delle parti che sono in qualche modo originali, si va, non è che debbano essere di chissà quale originalità, o comunque queste cose dimostrate di aver saper organizzarle, di averle comprese in modo corretto, naturalmente si va a 30 e anche a 30 e lode. La media dei voti negli anni scorsi si colloca a 104. Quindi nella media voi prenderete più o meno lo stesso voto, 27. Tanto per non spaventarvi, che non è un brutto voto, a meno che voi non siete una classe particolarmente pessima. Una cosa che non mi pare, mi sembra che tutti svegli e simpatici, qualcuno magari un po' di meno, ma qualcuno anche un po' di più. Ok, contatti. Questa è la mia email, voi mi potete scrivere, non ho un orario di ricevimento, se voi mi scrivete io vi ricevo, vi dico a seconda della mia e della vostra agenda, vi ricevo. Oppure Michele, che avete già conosciuto. C'è anche un gruppo che si chiama Indologia Tiene a google.com, e nella quale potete mandare, che è una lista sulla quale potete mandare le domande di interesse generale. Perché quando mi contattate direttamente devono essere problemi che riguardano voi. Se sono dei problemi a cui rispondendo a voi io rispondo a tutti, è meglio, vi rispondo lì. Se voi, poi uso questa lista anche per mandarvi delle comunicazioni urgenti, per esempio magari un giorno mi rompo una gamba e non posso venire all'azione, spero di no, ma o cose di vario tipo, allora le mie informazioni le mando lì. Ecco, cosa significa? Ogni volta che faccio il corso io ripenso sempre a tutte queste cose, quindi i miei corsi non sono mai esattamente uguali a quelli di prima. E ci metto un po' di impegno, io spero che voi ci mettiate il vostro, e vi chiedo interazione, e è probabilmente questo un corso diverso dagli altri, perché negli altri vi viene richiesto un tipo di impegno minore, da un minore coinvolgimento, vediamo se funziona. Quando lei vede questa immagine, lei spegne.